Cari amici sportivi, tifosi del Lecce, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Un tiro in porta Lecce. Dal nostro sorriso avrete capito che questa sera ci tocca commentare una vittoria del Lecce. E così, capita così ai tifosi del Lecce, quando il Lecce vince, tutta la settimana diventa bella. E ci portiamo ancora dentro il grande entusiasmo scaturito dal gol di Lamantia contro il Foggia in questo derby che è costato anche la panchina all'ex Padalino. Non vogliamo commentare poi quello che è successo a Foggia, questi episodi incresciosi contro i giocatori, questi atti di violenza che ovviamente non hanno nulla a che vedere con il calcio. Noi leccesi siamo passati da momenti molto più difficili dal punto di vista delle prestazioni sportive e sappiamo che cosa significano questi momenti, ma certamente la risposta da dare non è quella della violenza. Vogliamo invece però parlare soprattutto del successo del Lecce, di questo successo difficile conquistato in una partita durante la quale gli spazi erano chiusi, il Lecce ha dovuto faticare, è riuscito ad arrivare forse solo in occasione del gol di Lamantia al tiro nello specchio della porta, però è stato assolutamente fondamentale per il risultato poi del Lecce. Lamantia in splendida forma, sta segnando dei gol pesantissimi, dei gol decisivi, ma mi è piaciuto anche Maier in mezzo al campo, sta trovando condizione, sta trovando passo. Insomma, il Lecce sembra essersi ripreso dopo il duplice svarione nelle tre gare precedenti, durante le quali era riuscito a totalizzare soltanto 3 punti a seguito delle sconfitte contro il Cittadella e poi contro il Palermo. Adesso ci aspetta la gara contro il Crotone, sarà una gara difficilissima, domenica sera alle ore 20 saremo tutti incollati davanti alla televisione, almeno coloro che non potranno andare in terra calabrese. E certamente il Lecce dovrà a Crotone provare a imporre il proprio gioco, provare a fare risultato per rimanere attaccato al treno delle prime due. La promozione diretta è solo a 2 punti, il Palermo infatti ha pareggiato, il Brescia come al solito è riuscito all'ultimo minuto del solito interminabile recupero a vincere una partita che sembrava ormai compromessa contro il Cosenza. Insomma, davvero la squadra di Viverani quest'anno sta facendo un grande campionato, ma contro delle compagini che non vogliono mollare. Allora ce la giocheremo fino all'ultimo. Perciò l'importante è rimanere attaccati a quel treno, ci sono solo 2 punti di distacco e ricordiamolo, il Lecce deve ancora recuperare la partita contro l'Ascoli. Bene, allora con questo sorriso, il sorriso del tifoso leccese nelle settimane che seguono le vittorie dei giallorossi, dopo quella bellissima partita nella quale, non lo dimentichiamo, il Lecce ha indossato la maglia celebrativa della storica promozione dei Salentini, ad opera del compianto mister Mimino Renna, noi ci salutiamo. Ci salutiamo per commentare poi nella prossima puntata di Un tiro in porta Lecce le avventure dei giallorossi sul campo. Ciao a tutti, forza Lecce e alla prossima!